Laudato si, Signore mio. 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 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la carità e la pace da parte di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, siamo riuniti in questo giorno di festa per la nostra contrada, perché insieme a San Francesco vogliamo lodare il Signore per tutte le meraviglie che compie nella nostra vita e nella nostra storia. Proprio con gli occhi di San Francesco oggi vogliamo rileggere tutto quello che ci accade, ma per essere capaci di lodare il Signore. E questo è il grande insegnamento che nasce dalla sua storia, dalla sua vita, dalla sua santità. Si unisce a questa nostra preghiera anche il carissimo Don Beniamino, che voleva essere presente, ma altri impegni nella sua parrocchia a San Salvo glielo hanno impedito, ma mi ha chiesto di portarvi i suoi saluti e soprattutto la certezza della sua preghiera per tutti noi. Ci affidiamo al Signore e ora, nell'umiltà del cuore, riconosciamo i nostri peccati. Signore, Tu sei la via che ci conduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, Tu sei la verità che illumina i cuori, Christe eleison. Christe eleison. Signore, Tu sei la vita che ci riempie di gioia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nell'atto dei cieli e pace in terra agli uomini, gloria a Dio nell'atto dei cieli e pace in terra agli uomini. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Tu solo il Signore, Tu l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. Gloria
in terra gli uomini. Preghiamo. O Padre, che hai concesso a San Francesco di Assisi di essere immagine viva di Cristo, povero e umile, fa che camminando sulle sue orme possiamo seguire il tuo Figlio e unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità, è mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Tu sei, Signore, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Che belle le parole che abbiamo appena ascoltato dal Vangelo, perché ci dicono la preghiera di Gesù. È bello scoprire questa sera come Gesù pregava. Le prime parole di questa preghiera dicono: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra». Ti rendo lode. Gesù prega lodando Dio. Una lode che nasce dal suo cuore, una lode che nasce dalla sua vita. Gesù ha uno sguardo rasserenato sulla creazione e sull'uomo, e per questo riesce a scorgere le meraviglie dell'opera di Dio. In fondo, il Signore ci insegna non solo a pregare, ma anche a vivere. E proprio per questa ragione il santo che noi oggi festeggiamo, San Francesco, protettore di questa porzione del nostro popolo qui a Ributtini, viene chiamato dalla tradizione cristiana veramente un altro Cristo, perché Francesco, così come Gesù, è stato capace di lasciarsi trasformare il cuore e la vita dalle parole del Vangelo. Francesco, come il Signore Gesù, è capace di vedere ciò che altri non vedono, è capace di scorgere la luce al di là del buio, è capace di vedere il bene e l'amore in un mondo immerso nell'odio e nel peccato. Come si fa ad avere occhi così? Fra poco vi leggerò il Cantico delle Creature, che conosciamo come il Cantico di San Francesco. La tradizione ci dice che San Francesco loda il Signore per tutte le sue creature, per la bellezza della creazione, quando ormai era diventato cieco. San Francesco non vedeva più nulla, ma proprio perché non riusciva a vedere più nulla, riusciva a vedere oltre quello che noi vediamo con i nostri occhi. È un paradosso, ma Francesco loda il Signore per la bellezza della creazione quando quella bellezza non riusciva a vederla più. E perché riesce a tirar fuori quelle parole che hanno accompagnato la vita spirituale di tanti che ancora oggi seguono l'esempio di San Francesco? Perché c'era un cuore completamente rinnovato dalla grazia del Signore. Nella prima lettura, Paolo, scrivendo ai Galati, proprio questo ci diceva: non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, non sono le leggi, non sono le norme, non sono i riti che fanno la differenza, ma l'essere nuova creatura. Come facciamo noi ad essere nuove creature? Permettendo a Cristo di agire nella nostra mente e nel nostro cuore. Possiamo fare un esperimento molto semplice. Questa pandemia, siccome ci costringe a portare ancora le mascherine, ci ha costretti, in questi ormai 2 anni, a guardarci un po' di più negli occhi. E questa è una cosa positiva, perché guardarsi negli occhi significa riuscire ad entrare quasi dentro l'anima della persona. Ora, se noi ci guardiamo negli occhi, come sono i nostri sguardi? Che cosa guardiamo? Che cosa vediamo? Che cosa notiamo della realtà? Perché la stessa realtà noi possiamo osservarla con occhi diversi. Un esempio molto semplice è quello che già stiamo vivendo noi, perché noi stiamo celebrando l'unica messa, giusto? Stiamo qua per celebrare San Francesco, ma io ho questa prospettiva, quindi di fronte a me io vedo delle case, voi di fronte a voi che cosa vedete?
Quindi state meglio voi di me. O no? Oh, se io cominciassi a dire, ma quanto è brutto questo... Le case sono bellissime che stanno di fronte a me, sia chiaro. Ma se dicessi, ma che noia a vedere sempre sti mattoni di fronte a me, sarebbe la cosa giusta? No, perché voi potreste dirmi, guarda, basta che ti giri un po' e vedi un'altra parte del mondo, che è molto più bella. Ora, la stessa realtà, della stessa realtà, noi possiamo vedere alcune cose o anche altre. Dipende da dove noi vogliamo poggiare il nostro sguardo. Che cosa ci insegna oggi San Francesco? Non poggiare il tuo sguardo laddove lo posano tutti. E chissà perché poi lo sguardo di tutti è sempre poggiato sulle cose che non vanno. Tu poggia lo sguardo su ciò che di bello il Signore ti dona ogni giorno. Lo ascolteremo. Lodato sì, mio Signore, per il nostro fratello Sole, che è un po' come te, è bello come te, perché risplende, riscalda, illumina e dà speranza. E quando tu puoi dire queste cose? Quando c'è uno sguardo libero dai condizionamenti del peccato e del male. Che bello sarebbe se domani mattina, svegliandoci, ognuno di noi potesse dire: lodato sia, mio Signore, per la donna che mi ha messo accanto, per l'uomo che mi ha messo accanto, per i figli che mi hai donato, per la terra che vado a lavorare, per l'uva che vado a raccogliere. Lodato sia, mio Signore, per il vento che ci rinfresca, per la pioggia che alimenta la nostra terra. E noi invece ci lamentiamo sempre. E fa troppo caldo, ma quando è caldo? E piove, ma quando piove? Ho capito, ma quando è che noi riusciremo a dire lodato sia, mio Signore, per quello che ci doni? Le condizioni, la realtà è sempre la stessa, ma dipende da come noi la vogliamo leggere. San Francesco è il santo che nella sua vita ha permesso a Cristo di abitarlo. E proprio per questa ragione, piano piano, si è trasformato in un altro Gesù, e l'evento più alto di questa trasformazione sono state le stimmate. Francesco nel suo corpo riporta le stesse ferite di Cristo sulla croce, è la configurazione piena all'amore di Gesù. E quello è il segno, accaduto a pochi nella storia, di una totale conformazione a Gesù. Ma questo può accaderci. Nessuno di noi forse porterà mai le stimmate nel suo corpo, ma ognuno di noi potrà cominciare a vedere il mondo con gli occhi di San Francesco, a saper lodare il Signore per ciò che di bello il Signore ci dona ogni giorno. Ogni giorno è un dono dell'amore di Dio. In ogni giorno possiamo contemplare la bellezza di quanto Dio ci dona. Così, proprio con questo spirito e con questo sentimento, vorrei ora rileggervi il Cantico delle Creature di San Francesco. Francesco ha scritto queste parole, molto probabilmente le ha dettate a qualcun altro, quando era cieco. Allora vi invito a chiudere gli occhi e a ascoltare queste parole, perché questa lode di Francesco diventi anche la nostra lode questa sera. Laudato sì, o mio Signore, per tutte le creature, specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina, ed esso è bello e raggiante, con grande splendore. Di te, Altissimo, porta significazione. Laudato sia, mio Signore, per sola luna e le stelle. In cielo le hai formate limpide, belle e preziose. Laudato sia, o mio Signore, per frate vento, e per l'aria, le nuvole, il cielo sereno ed ogni tempo, per il quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia, mio Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sia, o mio Signore, per frate fuoco, con il quale ci illumini la notte. Esso è robusto, bello, forte e giocondo. Laudato sia, o mio Signore, per nostra madre terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sia, o mio Signore, per quelli che perdonano per amor tuo e sopportano malattia e sofferenza. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te saranno incoronati.
Laudato sì, o mio Signore, per nostra sola morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale, beati quelli che si troveranno nella tua volontà, perché loro la morte non farà alcun male. Laudato sì, o mio Signore. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, per intercessione di Francesco di Assisi, fratello universale ed esempio di santità, rivolgiamo al Padre la preghiera della Chiesa e del mondo. Diciamo insieme: benedici il tuo popolo, Signore. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la tua santità, di molti che vivono con semplicità e letizia il Vangelo. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei protettore, custode e difensore nostro. Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei bellezza, umiltà e pazienza. Rendi ogni uomo fratello tra i fratelli e con tutte le creature canti la tua gloria. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità. Insegnaci ad amare il tuo Cristo crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si ispirano a San Francesco ad amarti sopra ogni cosa. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei trino ed uno, Signore, Dio degli dèi. Aiuta la nostra comunità a spogliarsi del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei il nostro protettore, o Signore. Hai affidato la nostra terra italiana all'intercessione di San Francesco e anche questa porzione del tuo popolo qui a Ributtini. Aiuta tutte le istituzioni, il governo italiano, la nostra amministrazione comunale e tutti quelli che lavorano per il bene comune a spendersi per amore, sull'esempio di Francesco. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Ed ora in un momento di silenzio vogliamo affidare al Signore tutte le persone care che ci portiamo nel cuore, sia quelle che vivono ancora qui sulla terra, sia quelle che vivono già in cielo. Per tutti loro noi ti preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Signore, che nel nome di Francesco di Assisi, anche oggi, doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede del tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Amen.
l'altro mare dimostrerà, e sulle rive io il cuore le tue reti getterà. Offri la vita tua come Maria, piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, dalle lacrime speravi che si è risparso davanti a te, cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano bionde già mai è maturato sotto il sole, poi un giorno vedrà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. L'offerta di questi doni, o Signore, ci disponga a celebrare degnamente il mistero della croce, al quale San Francesco aderì con ardente amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Francesco ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna.
santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Francesco di Assisi e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola e di luce.
tanta voglia di viaggiare. Tu mi dicesti vai ed io partì. Son vivo, disse allora ad una donna, a te amico mio. Preghiamo. Per i santi misteri che abbiamo ricevuto, concedi a noi, o Signore, che imitando la carità e il fervore apostolico di San Francesco, gustiamo i frutti del tuo amore e li diffondiamo per la salvezza di ogni uomo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione vorrei invitarvi adesso a pregare insieme la preghiera che troviamo sul santino che vi è stato distribuito. Anche questa preghiera è attribuita a San Francesco e vuole essere un po' l'espressione
di ciò che oggi abbiamo avuto la gioia di poter vedere e di poter contemplare. Non so se chi ha realizzato l'addobbo della croce ha nozioni teologiche, ma sicuramente ha fatto una cosa meravigliosa per tutti noi. Perché? Perché la croce fiorita è uno dei simboli della risurrezione. La croce è segno di morte, ovviamente. Sulla croce venivano appesi i malfattori, i peggiori tra gli uomini, e Gesù è stato considerato tale dal mondo che lo circondava. Ma grazie a Cristo quella croce è diventata da strumento di morte a strumento di vita e di salvezza. E gli antichi cristiani, per parlare della risurrezione, facevano così, facevano fiorire le croci. La croce fiorita è il segno che laddove c'è la morte può nascere la vita. E la preghiera di San Francesco ci invita a fare esattamente la stessa cosa nella nostra vita di tutti i giorni. E allora, proprio partendo da quella immagine, insieme preghiamo. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, io porti l'amore. Dove c'è offesa, io porti il perdono. Dove c'è discordia, io porti l'unione. Dove c'è errore, io porti la verità. Dove c'è dubbio, io porti la fede. Dove c'è disperazione, io porti la speranza. Dove ci sono le tenebre, io porti la luce. Dove c'è tristezza, io porti la gioia. O Divino Maestro, che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Infatti, dando si riceve, dimenticandosi si trova comprensione, perdonando si è perdonati, morendo si risuscita alla vita. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Auguri a tutti Francesco e a tutte le Francesche e a tutti Franco e tutte le varie varianti di questo nome. Auguri a tutti noi, perché oggi festeggiamo questo patrono che è patrono dei Ributtini ma dell'intera Italia, e allora davvero continuiamo a pregare San Francesco per tutti noi. Un saluto va al sindaco che come sempre è presente nei momenti belli e importanti della vita della nostra comunità. E un invito, se volete, domani sera alle 7 ci ritroveremo di nuovo qui a celebrare la messa in suffragio del caro Marco, che domani fa esattamente un anno dalla sua dipartita verso il cielo. La messa la facciamo alle 7 perché alle 6 ho l'altra messa in parrocchia con le altre intenzioni che già mi erano state richieste, e quindi mi dovete solo dare il tempo di terminare quella messa e poi arrivare qui per celebrare l'altra messa qui alle 7. Sarà alle 7, quindi sicuramente più fresco delle 6, copriamoci un po' di più, ma vi invito a partecipare perché anche questo è un momento importante nella vita di una comunità che cerca di stringersi nella gioia ma anche nella sofferenza e nel dolore. San Francesco aiuti tutti noi, auguri, e nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.